Ecco a voi l'ennesimo round della soap opera olimpica. Rimane che Leaf contro Angela Carini, atto infinito. Dopo un match durato meno di un giro di lancette, Carini è uscita tra le lacrime. Dopo vari giorni di polemiche social e non, Lucky Leaf non ha perso tempo e ha mandato un messaggio bello e chiaro e tondo alla sua avversaria italiana. Le accuse volano più veloci dei pugni, con Khalif che incolpa la Carini di fare la vittima e di aver messo su una sceneggiatura degna di un Oscar, mentre i social sono impazziti schierandosi in fazioni opposte. Un dramma degno di Hollywood, dove la box passa in secondo piano rispetto ai colpi di scena e alle dichiarazioni infuocate. Forse, alla fine, il vero ring è quello mediatico. Veniamo al dunque. Khalif ha ricordato a tutti come lei e Carini si conoscono da anni, sottolineando che il dramma messo in scena dall'italiana sia solo una strategia per guadagnare simpatia. La pugile algerina ha paragonato le critiche ricevute a una forma di bullismo, dichiarando che i veri atleti non si fanno distruggere dalle lacrime e dalle accuse infondate. Infine, oggi, 6 agosto, è il giorno della semifinale per Imane Khalif. Ma Libba ha deciso di lanciare il suo colpo basso dichiarando che, secondo i loro test, sia lei che Lin Yu Ting sarebbero uomini. Ah, che tempismo perfetto! Proprio mentre Khalif si prepara a dimostrare il suo valore sul ring, l'associazione preferisce puntare i riflettori su analisi di laboratorio piuttosto che sulle capacità sportive. In ogni caso, Khalif rimane concentrata sul suo obiettivo, vincere l'oro. Mentre alcuni cercano di ridurre la sua identità a una questione di test, lei risponde con i fatti, lasciando che il vero giudizio avvenga sul ring. In un mondo di finte vittime, come Angela Carini o di bulle alla Luca Amori, scegliate di essere icone, come Imane Khalif.